Saluto Edoardo Belli Contarini, avvocato tributarista, esperto di criptovalute. Avvocato, buonasera, benvenuto. Buonasera a lei, buonasera agli ospiti e agli ascoltatori. Agli ascoltatori, sì, siamo alla radio, ma comunque lo stesso. Avvocato, vediamo un po' di capire, di spiegare un po' che cos'è una criptovaluta, perché insomma se ne parla tanto, si rimane anche affascinati da quest'idea, no? Completamente scoperchiato il sistema finanziario, si ribalta tutto, arriva questa ventata di freschezza, di novità che mette in crisi i sistemi tradizionali di fare finanze, di fare anche soldi in questo campo, e però appunto non è tutto oro quel che riluce. Intanto cominciamo a spiegare che cosa sono le criptovalute. Allora, diciamo che in un paese come il nostro, dove si insegna anche poco educazione civica e tantomeno educazione finanziaria, è chiaro che un fenomeno come questo, che è un giorno sì, un giorno no, sui giornali, suscita curiosità, speculazione e quant'altro, perché c'è e un deficit appunto di cultura finanziaria, educazione finanziaria, e forse anche un deficit da parte del legislatore. Teniamo conto che io lo chiamo, diciamo, l'oro del 3000, no? o beni rifugio o l'opera d'arte, anche se è intangibile poi il Bitcoin, a differenza dell'opera d'arte appunto del terzo millennio. Diciamo che la unica definizione che troviamo, adesso per non entrare troppo nel tecnico, nel nostro ordinamento, ai fini dell'antiriciclaggio, che ovviamente è il settore più sensibile sul quale appunto il legislatore domestico, ma anche quello europeo, è intervenuto e quindi ha dato in realtà una definizione, sebbene una definizione ibrida, perché appunto si è andata un po' per esclusione. Nel testo appunto della norma c'è scritto che il bitcoin o l'ethereum o la criptovaluta non è una moneta, non è una moneta elettronica, non c'è dietro la garanzia di una banca, di uno stato, è un mezzo o di pagamento convenzionale laddove accettato, se io e lei ci scambiamo delle cose possiamo anche remunerarle col bitcoin o ethereum, ma può essere anche utilizzato con finalità di investimento. Quindi proprio perché è uno strumento che nasce come materiale digitale, non tangibile, polifunzionale, come diciamo noi avvocati, ecco che questo strumento ibrido impatta su tutti i versanti, sul riciclaggio, perché può essere, dietro ci possono essere cose non chiare. Sì, chissà quali soldi vengono investiti, no? Nei bitcoin, esatto, è chiaro. E quindi come tutti i fenomeni nuovi, ibridi, poco normati, se non, ripeto, ai fini dell'antiriciclaggio, c'è un po' di curiosità, di aspettativa. Senta, veniamo invece, diciamo, all'investimento del singolo risparmiatore che vede così queste criptovalute lievitare in una maniera incredibile, insperata, dice no, non è possibile che continui a salire, invece questo succede in continuazione, no? Ogni giorno si assiste a un rialzo e quindi dice ma perché non ci provo anch'io? Allora forse qui vale la prima regola di un investitore, che è quella di non comprare uno strumento che non si conosce, no? È quello che dicevo prima, c'è un deficit di educazione finanziaria e di cultura, questo sicuramente, chiamiamolo, è uno strumento sofisticato, diciamo questo, e quindi bisogna prima di accostarsi a questo strumento di investimento un po'... Non è una lotteria, ecco, dobbiamo stare attenti a questo, insomma, no? Sì, però ecco, come tutte le cose, anche in Italia, come Conio ed altri, no? Per fare pubblicità ad altri, ci sono degli operatori istituzionali vigilati da Banca d'Italia, ci sono anche sui mercati europei anche degli ETF, degli strumenti che replicano l'andamento del Bitcoin. La buona regola vuole, e poi mi taccio sull'aspetto finanziario, sì, che come tutti gli strumenti un po' altalenanti e speculativi, uno ci deve investire il 5%, il 10% di quello che c'ha. E poi o compri e vendi, entri ed esci a seconda di quello che dice il fondatore di Tesla o quello che succede, come diceva lei, all'inizio della trasmissione in altri paesi o nel Salvador, oppure fai un po' il cassettista, cioè, ci sono amici, conoscenti che l'hanno comprato a $10,000 e oggi sta a $68,000.
bisogna fare attenzione, bisogna usare prudenza. Secondo lei c'è qualche analogia con queste opache forme di vendita del nulla nel caso dello schema Ponzi, o magari, che ne so, di cosmetici o di qualche altra di un'erba miracolosa che ci fa dimagrire per quanto riguarda il multilevel marketing? Prego. Ma allora, l'unico collegamento che vedo, ma a mo' di battuta, è che poi impatta anche sui giovani, su quelli che sono più ferrati e sono di nuova generazione e hanno quindi meno deficit di conoscenza, perché quando parliamo di digitale, valuta digitale, criptovaluta, dobbiamo anche parlare di blockchain, di exchange, di tutta una terminologia, un mondo che è recente. Il mining, quindi, certo, direi, cioè, per questo dico, ci vuole una cultura finanziaria ma anche digitale, mi lasci dire il termine. Diciamo che l'accostamento non ce lo vedo, un conto è la criptovaluta, un conto sono gli schema Ponzi e quanto altro. L'accostamento che si può fare, questo sì, è il miraggio dei facili guadagni, così come quello che fa lo schema Ponzi poi ti ripropone un interesse a doppia cifra, probabilmente il miraggio, l'ho chiamato all'inizio l'oro digitale, il miraggio di fare soldi in fretta senza alcuno sforzo, certo. Fare soldi in fretta senza fare sforzo. Però ecco, bisogna un minimo documentarsi. Mentre parlava l'ambasciatore, mi veniva da sorridere in senso buono, visto che noi siamo sempre sotto manovre fiscali. Se lo sapevamo prima, forse pure lo Stato italiano poteva comprarsi dei bitcoin e fare la plusvalenza e magari costruirci un ponte, visto che i nostri ponti stanno un po' crollando. Ma insomma, al di là ci pagavamo le pensioni, sì, raddoppiando il nostro prodotto interno lordo investito tutto in bitcoin. Vabbè. Ci pagavamo. Se pagavamo quota 100, 102, reddito di cittadinanza, di emergenza e quanto altro, ma ecco, al di là della battuta mi sento di ricordiamoci, perché poi scusi, ricordiamoci quanti comuni si sono rovinati con i derivati, e quello è stato un altro imbroglio, insomma, perché evidentemente loro hanno pensato anche in quel caso di fare i soldi in fretta e sono rimasti scottati, perché poi c'è stata la crisi finanziaria che ha travolto tutto e i comuni si sono ritrovati, molti comuni, con un enorme deficit proprio per questa ragione. Allora, però questo, sì, se posso dire, ha impattato sui comuni, ha impattato anche sulle varie frodi bancarie, eccetera. Ritorniamo sempre al discorso iniziale, bisogna farsi un po' di cultura finanziaria e digitale. Ci tengo a dire che il nostro paese, che se ne dica, è uno dei paesi più all'avanguardia, non su quel versante fiscale, perché lì c'è un buco normativo che l'ha riempito l'Agenzia delle Entrate e non il legislatore, ma siamo dal 17-19 uno dei paesi più all'avanguardia e viva, perché l'abbiamo normato molto sotto il profilo degli antiriciclaggio e dei presidi contro l'antiriciclaggio e il lavaggio di denaro. Quello che deve fare il piccolo risparmiatore, e eventualmente anche l'istituzionale, come alcuni che si sono messi, come Conio, Azimut, eccetera, è quello di documentare. Per cui quello con il quale viene in contatto, tu devi vedere in che paese sta, che cosa fa, se è iscritto nell'OAM, cioè nell'organismo degli agenti e mediatori. Bisogna, è come quando ti compri una macchina o un'opera d'arte, devi fare un check e poi stai relativamente sereno sapendo che ti compri con un'interfaccia serio, facendo un minimo di verifiche, una cosa che può oscillare in alto e in basso.